Salve, in un altro video vi ho portato una serie di problemi di fisica che erano stati proposti agli studenti della normale, della scuola normale superiore, come esame finale, quindi per potersi diplomare appunto alla scuola normale. Questo è un esame che si tiene obbligatoriamente alla fine della laurea magistrale in fisica alla scuola normale superiore di Pisa e vi avevo mostrato alcuni esempi di problemi tratti dall'esame di un certo anno, 10 anni fa in particolare. E vi avevo discusso le soluzioni, avevo quindi risolto, quindi vi avevo fornito proprio la risoluzione perché era fornita insieme al testo di problemi, visto che io ho avuto accesso a questa informazione. Quelli però erano dei problemi esemplificativi, diciamo così, di varie branche della fisica ed erano anche molto interessanti, quindi anche la loro risoluzione era istruttiva. Invece oggi vi voglio proporre così quattro problemi che ho tratto da un altro esame del 2007, che per la verità faceva parte di una raccolta di problemi della seconda prova. Quindi c'era un primo giorno dedicato a una serie di problemi e poi il secondo giorno dedicato ad altri problemi. I problemi della seconda prova sono, secondo me, difficili e anche problematici per certi aspetti. Di questi problemi non era stata fornita la risoluzione, quindi io non ho potuto verificare se le mie idee sono corrette, non vi fornirò il tentativo di risoluzione, ma solo la mia idea di come andrebbero approcciati e anche quelli che secondo me sono le problematiche. Allora, vi leggo il testo e poi li discuto uno per uno. Questa parte sarà molto breve, solo per introdurvi, diciamo così, così fornirvi un intrattenimento, per quanto sia intrattenente. Allora, il primo problema consiste in questo: determinare il rapporto tra la conducibilità termica di un gas di elio a temperatura di 300 gradi Kelvin e pressione 0,1 atmosfere, e lo stesso gas alla stessa temperatura, ma la pressione di 0,5 atmosfere. Quindi abbiamo un gas di elio, che quindi è monoatomico, alla temperatura di 300 gradi Kelvin, che significa 20, 27, mi sembra, 27 gradi centigradi, e a 0,1 atmosfere. E si chiede di calcolare quindi il rapporto tra la conducibilità termica, attenzione, del gas a questa temperatura e pressione e lo stesso gas però alla stessa temperatura ma a una diversa pressione. Ora, il fatto che si chieda la conducibilità termica già di per sé significa che bisogna usare un approccio cinetico microscopico, quindi basato su flusso di calore, libero cammino medio delle molecole, velocità termica, velocità media, quindi richiede un approccio cinetico di questo genere. E ho visto che effettivamente esistono delle formule che possono essere valide in diversi regimi che danno questo risultato. Il problema è che si dice anche che questa quantità, questa conducibilità termica, ha temperature e pressioni ordinarie e indipendente dalla densità. Però il problema chiede proprio di calcolare questo valore a diverse densità, perché si dice alla stessa temperatura ma a diversa pressione. E quindi la pressione è n per t, densità per temperatura, quindi l'unica cosa che cambia è la densità. Quindi se è vero che questa conducibilità termica è indipendente dalla densità, questo significa che questo rapporto è uguale a 1, ma questa sembrerebbe una soluzione troppo banale. Quindi a meno che non ci sia qualcosa di più dietro, questo sembrerebbe un problema quasi una sorta di trabocchetto, di trappola. Può darsi che mi stia sbagliando, e questo era il primo problema. Veniamo al secondo. Allora, un gas è composto di n particelle confinate in un volume V. Si assuma che le particelle siano identiche ma distinguibili, prive di spin e debolmente interagenti. Quindi questo è abbastanza chiaro come formulazione. A questo punto viene il problema. Molto ben localizzata al centro della scatola c'è una buca di potenziale con un solo stato legato di energia W minore di zero, quindi uno stato legato, energia negativa. Trovare l'equazione di stato per questo sistema. Ora, quindi è un gas perfetto, si dice particelle identiche ma non interagenti, distinguibili, prive di spin, quindi sembrerebbe un gas perfetto. Quindi l'equazione di stato a questo punto sarebbe l'equazione di stato dei gas perfetti, cioè P per V uguale N per R per T. Però c'è questo stato legato, uno stato legato, cioè una buca di potenziale con uno stato legato, con un solo stato legato. Questo ci dice già che secondo me, se ho capito bene, questo è un sistema quantistico, perché una buca di potenziale nella meccanica classica, in teoria, omette infiniti stati legati, compatibili con il fatto che l'energia sia minore di zero. Invece qua si dice che c'è un solo stato legato. Oltretutto si dice che la buca di potenziale è molto localizzata al centro della scatola, quindi bisognerà usare questa informazione evidentemente per le condizioni al bordo,
E dopodiché si chiede di calcolare l'equazione di stato. Ora, evidentemente deve essere simile o vicina, diciamo, all'equazione di stato di un gas perfetto, però questo potenziale deve intervenire in qualche maniera. Quindi l'unico modo che mi viene in mente è quello di usare la teoria cinetica, quindi calcolare per esempio la funzione di partizione o la distribuzione di Boltzmann e dopodiché ricavare l'equazione di stato a partire da questo. Però ecco, il fatto che ci sia un solo stato legato qui non saprei come utilizzarlo, dovrei recuperare un po' di teoria. Questo problema potrebbe essere ancora fattibile, ecco. Problema 3, secondo me non presenta trabocchetti o inganni di ogni genere. Problema 3, si consideri il sistema formato da due particelle di spin 1/2, rapporto giromagnetico uguale ad opposto, fisse in due punti a distanza di l'una dall'altra. Adesso. Quindi il sistema ha queste due particelle con spin 1/2, rapporto giromagnetico uguale opposto, immagino voglia dire che siano rivolte in sensi opposti, quindi uno spin opposto. E adesso ci dice questo: assumendo che interagiscano solo tramite l'interazione magnetica di polo, si calcoli il calore specifico del sistema in funzione della temperatura. Ora, questa cosa mi ha lasciato inizialmente perplesso, perché era come se uno ti desse i dati di un problema. E poi ti chiedessi una cosa completamente a caso, diversa, cioè come se uno ti dicesse, cosa ne so, dato che Marco pesa 25 kg e Giovanni ha 3 anni, calcola la distanza tra la Terra e il Sole, una cosa di questo genere. E ho avuto più volte questa impressione quando risolvevo problemi di fisica, cioè quando mi veniva chiesto di risolvere problemi di fisica, cioè che la domanda che viene posta sia completamente scorrelata dalle ipotesi del problema, dai dati del problema. In verità, poi, se uno ci pensa un attimo, ricorrendo alla teoria cinetica o meglio alla fisica statistica, dovrebbe essere possibile ricavare effettivamente questo calore specifico, che è una quantità termodinamica, in funzione della temperatura data al tipo di interazione. La difficoltà, cioè il problema che mi sono posto è che questo richiederebbe un approccio statistico, ma noi qui abbiamo a che fare solo con due particelle, cioè due particelle dotate di spin che interagiscono con questa interazione dipolo. Quindi è lecito usare un'approssimazione, cioè un approccio statistico con la funzione di partizione, distribuzioni, che ne so, Boltzmann e cose del genere, se abbiamo solo due particelle? Probabilmente sì, come se noi facessimo finta che in verità ci sono un gran numero di particelle, calcoliamo quindi questo calore specifico per questo sistema di n particelle, però il risultato alla fine si applica a un sistema di sole due particelle. Penso che sia così che si debba procedere, altrimenti non vedo altre soluzioni. Arriviamo all'ultimo. Allora, si determini la polarizzabilità per orientazione, qui mette in difficoltà la mia pronuncia perché tutte queste zeta, di una molecola di acido fluoridrico, HF, in un campo elettrico statico a bassissime temperature. Si discuta in particolare se tale polarizzabilità cambia se l'idrogeno è sostituito da deuterio, quindi nel acido fluoridrico abbiamo HF, quindi un atomo di idrogeno e un atomo di fluoro. Ora, la polarizzabilità per orientazione, questa parola che mi mette in difficoltà, è come dire, la capacità, o meglio l'effetto che ha il campo elettrico nell'orientare il dipolo di questa molecola. La molecola è polare perché il fluoro è molto elettronegativo, quindi tende a catturare l'elettrone dell'idrogeno e quindi diventare carico negativamente. Quindi abbiamo un po' un dipolo elettrico con carica negativa sul fluoro e carica positiva sull'idrogeno. Quindi anche qui la polarizzabilità è una proprietà della molecola, però cosa si dice? Di calcolare questo effetto a bassissime temperature. Quindi nuovamente deve entrare la temperatura, ma l'interazione tra il campo elettrico e il dipolo non dipende dalla temperatura, così come l'interazione dipolo-dipolo nel problema precedente non dipende dalla temperatura, quindi l'unico modo per far entrare la temperatura è usare un approccio statistico. Ancora una volta, quindi bisognerebbe introdurre evidentemente un insieme statistico di molecole, ipotizzare che quindi abbiamo un gas, cioè scusate, un gas, quindi un acido, quindi immagino sia un fluido, l'acido fluoridrico dovrebbe essere fluido, e quindi calcolare questa quantità in funzione della temperatura e prendere il limite per basse temperature. L'ultima domanda, quindi calcolare, verificare se questa polarizzabilità cambia se l'idrogeno è sostituito da deuterio. Allora, il deuterio ha due protoni nel nucleo, quindi vuol dire che ha il doppio della massa. Quindi significa, e però la carica rimane la stessa, quindi è un solo elettrone. Quindi vuol dire che l'interazione
tra il campo elettrico e il dipolo deve essere la stessa, però la risposta della molecola è diversa perché stavolta la massa della carica positiva è maggiore. Quindi immagino che ci sia un effetto, però andrebbe verificato. Quindi questo esempio di problemi che vi ho fornito in questo breve video era solamente, come dire, un esempio di quanto si possa andare a fondo, di quanto si possa complicare la situazione se uno rende le cose un po' criptiche. Quindi qual è la caratteristica di questi testi? È quella di dare per scontate delle, o meglio, dare per scontate, avere implicite, lasciare implicite delle informazioni che uno deve riuscire a riconoscere nel testo. I testi di questi problemi sono molto brevi, però contengono delle informazioni implicite. Quindi chi conosce la fisica, sa come si approcciano questi problemi, deve saper riconoscere queste informazioni implicite e dopodiché può provare a approcciare appunto questi problemi. Io non mi ci sono messo, sono semplicemente speso pochi minuti per capire come funzionano probabilmente, e avrete anche notato, nel caso non l'avete notato, ve lo dico io, che questi problemi sembrano tutti incentrati su termodinamica, teoria statistica, funzioni di partizione e tutti hanno a che fare con la temperatura in qualche maniera. Quindi probabilmente questa seconda parte, diciamo, dell'esame, questo secondo, sì, questa seconda parte appunto dell'esame, voleva incentrarsi su questi temi qua. La prima parte le ho dato un'occhiata, copriva vari argomenti: relatività, meccanica quantistica, gravitazione. Quindi c'erano. Invece la seconda parte sembra incentrarsi su questi argomenti. Quindi niente, penso che a seconda dell'anno in cui i vari studenti abbiano dovuto cimentarsi in questa prova, abbiano trovato a volte problemi più semplici, a volte problemi più difficili, più tosti. Ma vabbè, così funzionano le cose. E con questo è tutto, vi saluto, arrivederci al prossimo video. E invece no, perché ho ancora un paio di cose da dirvi, un paio di cose che voglio dirvi per la verità, che riguardano degli aggiornamenti sugli studi o delle letture che sto effettuando. In un video di qualche tempo fa vi ho parlato di un documento che sto leggendo in questo momento, o meglio, che stavo leggendo allora, ma che per la verità sto ancora leggendo, che aveva a che fare con modelli fluidi e turbolenza nei plasmi. Ed era un report, diciamo così, un documento molto dettagliato, molto ben scritto, che parlava di appunto modelli fluidi per la descrizione della dinamica del plasma e anche la turbolenza. E avevo così previsto, pronosticato di finirlo in breve tempo. Per la verità mi sono accorto che ero stato troppo ottimista perché la difficoltà degli argomenti aumenta man mano che si procede. In particolare sono arrivato a capire più o meno tutte le equazioni, tutta la teoria delle onde di drift, come si collegano con le onde MHD, quindi le onde di Alphen, e quali sono gli effetti cinetici, gli effetti termici. E ho anche cominciato a studiare la turbolenza, quindi prima la teoria quasi lineare nella turbolenza, poi la teoria fully non linear, cioè teoria completamente non lineare. E in questo libro è trattato, cioè in questo documento è trattato abbastanza bene, c'è un capitolo che parla proprio dell'accoppiamento di modi, che è fondamentale nella turbolenza, il modo in cui l'energia si trasferisce da scale più grandi a scale più piccole o viceversa, scale spaziali, e come questo determina lo spettro della turbolenza, quindi come l'energia dipende dal vettore d'onda o se vogliamo dalle lunghezze scala della turbolenza. E adesso sono a metà di questo documento, forse per quanto serve a me è già sufficiente per capire questa teoria, però io di solito mi prendo l'impegno di finire sempre quello che comincio, quindi piano piano lo terminerò, lo porterò a termine. Nel frattempo sto leggendo un altro documento, sempre molto interessante, che ho qui con me, che è The Quantum, no, The Principle of Quantum Mechanics di Paul Dirac. Questo libro l'ho acquistato, nonostante io abbia già studiato la meccanica quantistica in tutte le salse, perché è scritto dal maestro Paul Dirac, quindi uno dei fondatori, diciamo così, dei principali artefici della meccanica quantistica. È un libro di 90 anni fa, no? Questo è del 1930. Però è importante leggerlo perché fornisce un approccio diverso, un punto di vista, se vogliamo, una sorta di prospettiva diversa dal momento che Dirac scriveva di queste cose quando ancora questi studi non erano compiuti, cioè erano ancora work in progress. E in particolare lui ha contribuito a tantissime delle cose che vengono qui spiegate. In particolare Dirac ha introdotto il formalismo dei bracket, quindi questa notazione per esprimere gli stati quantistici e anche gli elementi di matrice, quindi come dire, l'applicazione di operatori su stati quantistici con queste parentesi triangolari che sono bra e ket e che insieme formano bracket, che in inglese vuol dire parentesi. E
Quindi sono, diciamo che Dirac introduce questo formalismo, affronta tutti i problemi, tutti i principi, formula tutti i principi in questa notazione e poi passa alle applicazioni. Io sono arrivato a metà al momento di questo libro, quindi tutti i principi della meccanica quantistica sono stati già introdotti, è stata fatta anche l'applicazione all'oscillatore armonico e all'atomo di idrogeno, quindi un potenziale centrale. E adesso verranno la teoria delle perturbazioni, la teoria dello scattering, la radiazione, quindi i fotoni, come si trattano i fotoni, e poi ci sarà la teoria quantistica dell'elettrone, che è la cosa più importante che Dirac ha fatto, quindi l'equazione relativistica e quantistica che descrive l'elettrone, quindi la dinamica dell'elettrone, e infine l'elettrodinamica quantistica, o QED. Visto che era ancora agli albori, c'è un solo capitolo sull'elettrodinamica quantistica, però sarà interessante vedere come l'ha affrontata lui. Ora, devo fare una considerazione generale. Intanto il libro mi sta piacendo tantissimo, è veramente bellissimo vedere nelle parole di Dirac come, appunto, come lui comprendeva queste cose e come risultano dai principi primi, quindi delle fondamentali assunzioni che vengono poste all'inizio. Dirac ha un modo di fare molto matematico, molto deduttivo, quindi lui deduce tutto quello che segue a partire dalle premesse, come se fosse un teorema di matematica. E a volte ci si trova di fronte a delle cose come Dirac ha introdotto in un capitolo precedente certe quantità, certi oggetti, diciamo così, per esempio impulso, che ne so, operatore impulso, posizione, momento angolare. Dopodiché lui costruisce delle altre quantità, per esempio prendendo il prodotto oppure il commutatore di questi oggetti o altre cose, e poi fa una serie di altre manipolazioni su queste quantità per dedurre delle altre cose, delle altre conclusioni, solo che non ti dice subito dove vuole andare a parare. L'unico indizio sta nel titolo del paragrafo, del capitolo, però tu non sai fin dove andrà a parare finché non arriva al risultato. E siccome lui usa una notazione, usa anche un linguaggio diverso da quello moderno, spesso non è facile capire subito dove vuole andare a parare. Solo alla fine uno riconosce un risultato noto, che aveva già studiato da altre parti. Però è bello vedere appunto come queste cose possano emergere in modo diverso. Per esempio, nel problema del potenziale centrale, quindi dell'atomo di idrogeno, lui non parte subito dividendo la componente radiale come dire, dell'impulso dalla parte angolare, quindi separando la parte spaziale, la parte radiale, dalla parte che segue appunto dal momento angolare, che quindi introduce le armoniche sferiche che danno la distribuzione angolare. Lui lo fa partendo dai commutatori tra impulso posizione, e posizione e altre proprietà che coinvolgono l'operatore impulso che si traduce nei gradienti spaziali. Quindi deduce la stessa forma dell'equazione di Schrödinger per l'atomo di idrogeno, però in una maniera diversa, e solo dopo fa notare come questa notazione sia equivalente alla scomposizione dell'operatore gradiente in una parte radiale e una parte angolare. Quindi è un modo diverso di vedere le cose, un modo diverso anche di giungere agli stessi risultati. E poi Dirac fa molte manipolazioni algebriche, quindi lui sfrutta molto, per esempio, le proprietà dei commutatori, sì, che poi si riconducono di solito ai commutatori fondamentali tra posizione e impulso, o tra le varie componenti del momento angolare, o ancora tra le varie componenti del momento angolare e posizione impulso, quindi fa uso di questi commutatori fondamentali per dedurre tutta una serie di conseguenze. E quindi non è facilissimo da leggere, forse presuppone che uno conosca già questi argomenti per riuscire a capirli, altrimenti forse non è esattamente il testo che uno suggerirebbe, consiglierebbe per il primo approccio con la meccanica quantistica. Oggi i testi più moderni, quelli su cui ho studiato io, ma anche Landau, e Landau è una cosa a parte, lasciamo perdere Landau. I testi più moderni su cui si studia oggi sono stati riformulati, sono stati riespressi in modo da rendere queste cose più facilmente comprensibili alla prima lettura. Mentre invece il testo di Dirac e il testo di Landau, che è una cosa ancora a parte, sono forse più euristici e quindi prevedono che tu un po' già queste cose le conoscano. Nel caso di Landau era dovuto al suo modo di fare, che è sempre stato quello. Nel caso di Dirac penso sia dovuto alla sua personalità, al suo carattere e anche al suo genio, perché Dirac è inevitabile, cioè è inutile negarlo, era un grandissimo genio. Quindi cose che per lui erano semplici, per noi potrebbero non esserlo altrettanto. Ma con questo, appunto, non ho ancora finito di leggerlo, sono
Così sono stato preso tantissimo, penso che lo divorerò, questo libro è veramente spettacolare, e perché offre appunto una visione diversa, quindi anche per chi ha già studiato la meccanica quantistica è sempre bello rivederla da un diverso punto di vista. E con questo concludo veramente stavolta e vi saluto e arrivederci al prossimo video.